signore e signori, bentornati su MSC Crociere Passion Channel. Siamo a bordo della MSC Opera. Ci troviamo al Ponte 10, Pondele, Turandot e oggi andremo a scoprire la nostra cabina. La cabina è molto vicina agli ascensori, per cui basta fare un piccolo tratto. Quindi impiegheremo all'incirca 20 secondi per raggiungerla, in modo tale che quindi anche il comfort nel momento in cui si vuole rientrare in cabina sia subito la possibilità di poter fare ritorno. Noi svoltiamo qui a sinistra e raggiungiamo la cabina. Questa è la nostra cabina, la 10.001. Non è la solita cabina con balcone, è una cabina con oblò. Andremo però a verificare se questa tipologia di cabina sia equivalente alle altre cabine che abbiamo sempre avuto, ovvero le cabine con balcone. Utilizziamo la nostra tessera per entrare. In questa occasione però non vi è la possibilità di poter aprire mediante il touch control come avveniva per esempio sulla MSC Grandiosa, sulla Bellissima, sulla Virtuosa oppure anche su Seaside. Qui invece bisogna inserire, così come per la MSC Splendida e Fantasie, la scheda all'interno del lettore. Si inserisce quindi la scheda, si sblocca, luce verde, giù la maniglia e si entra. Eccoci qui all'interno della nostra cabina. Sulla MSC Opera, che non è una nave di ultima generazione, non c'è il lettore all'interno della cabina dove inserire la scheda per attivare le varie utenze. E probabilmente, per quanto mi riguarda, è un vantaggio, perché nelle occasioni in cui ho dispositivi elettronici come videocamere o smartphone scarichi e io non sono in cabina, ho la possibilità di poterli comunque sia far ricaricare, perché in quell'altra occasione, quando c'è il lettore all'interno della cabina, nel momento in cui si rimuove la tessera, anche le varie utenze, quindi le prese della corrente, si disattivano, quindi in quel caso il telefono non si ricarica. In questa circostanza quindi il lettore non c'è e noi la scheda ce la rimettiamo in tasca. Entriamo all'interno della 10.001, una cabina con un oblò. Cerchiamo di scoprirla meglio insieme per capire i pregi ed i difetti di questa cabina. Il corridoio d'ingresso, come potete notare, è un corridoio più ridotto, è un po' meno profondo come corridoio. Si fa subito però ingresso all'interno della cabina. Ed eccoci qui, questa è la cabina. Abbiamo subito il letto qui, all'ingresso, proprio di fronte alla porta. Il letto è posizionato, come potete notare, proprio spalle all'oblò. L'oblò è proprio quindi sulla testata del letto e alla tenda, per cui la sera il nostro cabinista ce la farà trovare chiusa, così che da poter avere un giusto comfort anche per il risveglio, perché sennò alternativamente la mattina saremo accecati alle prime luci dell'alba dal sole e quindi chiaramente il nostro sonno si interromperà. Il letto possiamo senza alcun dubbio dire che è comodo. È il solito letto, quel letto che troviamo anche sulla MSC Grandiosa, quindi letto con un materasso confortevole, topper, lo sento già qui con le dita, per cui nulla di inferiore, devo dire che il letto è praticamente lo stesso. Andiamo oltre, da quest'altro lato, di fronte al letto, abbiamo il televisore. Non è un televisore di ultima generazione, non è quindi uno smart TV, come a bordo della MSC Grandiosa. È un televisore più piccolo, è un 32 pollici, che però comunque sia non è male. Riusciamo comunque, per quel che si riesce a vedere in crociera, la televisione durante la giornata in cabina. Altra nota, però, non abbiamo le funzioni
smart. Quali sarebbero le funzioni smart? Quelle che ci consentono di poter accedere alla nostra interfaccia personale, dove poter prenotare il teatro, dove poter controllare il nostro conto, dove poter controllare le attività di bordo della nave. Quindi in questa circostanza non è possibile fare tutto ciò. Per fare queste cose bisogna necessariamente recarsi in reception per verificare chiaramente lo stato del conto, e poi invece per quanto riguarda le attività di bordo non è possibile verificarle in modalità interattiva, bensì bisogna necessariamente consultare il daily plan in cui sono chiaramente scritte tutte queste notizie. Sotto al televisore abbiamo il frigo bar, c'è un ripiano che noi utilizziamo per poggiare alcune cose, e poi ecco il solito frigo bar, così come anche sulla MSC Grandiosa, comodo, confortevole e utile. Noi lo utilizziamo sempre anche perché altrimenti non riusciremo a conservare l'acqua a una giusta temperatura e qualsiasi altra bibita che si acquista a bordo della nave. Quindi il frigo bar si può dire proprio che è lo stesso. Dietro di me uno specchio a tutta altezza che ci consente quindi di rimirarci dopo esserci preparati per le serate più belle della crociera. Quindi utile e come al solito comodo lo specchio qui dietro di noi. Veniamo da quest'altro lato in cui troveremo uno scrittoio con la specchiera. La specchiera è comoda ed utile, oltretutto è anche illuminata, per cui mediante questo interruttore lo si preme e quindi si azionano i faretti proprio sopra la specchiera e quindi ci consentono di avere una vista senza alcun dubbio migliore. Utile quindi la specchiera, un po' meno lo scrittoio. Perché dico questo? Perché lo scrittoio è un po' piccolo, devo dire che non è sufficiente, è davvero contenuto. Per chi non fa utilizzo di computer o altre cose che necessitano l'utilizzo di un piano d'appoggio, c'è da dire che lo scrittoio è senza alcun dubbio insufficiente. Io che per esempio lo utilizzo per il computer e quindi per lavorare in cabina, ritengo che sia praticamente inadeguato per tutto ciò. Anche perché le dimensioni della cabina sono particolarmente contenute, quindi si può dire che sono proprio il minimo indispensabile. Per quanto mi riguarda, questa è una delle tipologie di cabine che sono più adatte per una crociera settimanale, ma non per una crociera di 19 giorni, perché gli spazi sono un po' contenuti, sono un po' risicati, ecco. E poi veniamo oltre.